dove c'è un monopolio con una segretezza decisionale, si alza la possibilità di che ci sia un evento corruttivo. Ricordiamoci che l'evento corruttivo ha delle caratteristiche, non è che dove, perché uno dice, io con un mio amico che insegna appunto management della pubblica amministrazione in università, lui dice, ma in fondo questi indicatori di corruzione sono basati sulla percezione, ma in verità tutta questa corruzione non c'è in giro. È come dire, negli anni 70, quando uno domandava a una persona qual era la paura che aveva di più, diceva di essere rapita, perché c'era la percezione di questo pericolo. Ma la signora che vive a Giambellino, che è un quartiere popolare di Milano, la probabilità di essere rapita era molto bassa, perché non era ricca. Allora dice, non c'è questa cosa della corruzione, è soltanto un fattore emotivo che viene alimentato dai mass media. Allora io rispondo, sì, può essere che ci sia anche un fattore emotivo, però mi devi spiegare, a parità di opera pubblica fatta in Italia, per esempio la Milano-Torino di alta velocità, che è tutta in pianta, che se pigliamo la Bologna-Firenze mi dicono che c'è gli Appennini che devono scavare, che ci sono dei costi ulteriori. Ma la Milano-Torino di alta velocità è tutta in pianta. Perché costa 20 volte di più della Lione-Parigi o della Madrid-Barcellona? E allora subentra il discorso per inefficienza, no? Ma nell'inefficienza è la dimostrazione chiara della corruzione. Allora, questi sono gli eventi certi che possono portare a dire che la corruzione in Italia esiste. Come? E si ripercuote in un maggior costo e una minore efficienza del servizio che viene dato al cittadino. Poi, chiusa questa parentesi, entrate nelle vostre strutture e naturalmente su tutte le persone che vedete, però dove c'è una possibilità di decidere, che ne so, un lavoro di edilizia privata o una concessione, o un qualcosa, sicuramente voi avete fatto il piano anticorruzione, sapete benissimo che lì il rischio è più alto, perché il rischio è il fatto che uno possa decidere e vendere questa decisione in cambio di un favore o peggio ancora di denaro o di qualcos'altro.